sono entrati in funzione dispositivi elettronici che vietano l'accesso alla zona Tarsia Pignasecca Dante. Ed io, senza indugio, sono venuta a capire stati d'animo ed opinioni di chi qui ci abita e ci vive. Questa ZTL come va? Bene, tanto bene. È molto problematica. Non è vero, va malissimo. Hanno fatto più un guaio che una cosa bella. Mi si blocca sempre l'entrata del pronto soccorso. Una tarantella. Meglio che sfoga lei che io. Sopra la macellina e mangiate la macellina. Tengo pistacchia a fragolini. E sigarette che accendite con ricordo di macellina. È tutta una storia che non va. Mi inoltrerò lungo i viottoli. Scortatemi. No, non abito nella zona, però questa ZTL conosco che è un problema. Lei come entra ed esce da questa zona? A piedi. Nonostante la macchina in centro non mi serve, però quelle poche volte che riesco a muovermi e usare l'automobile sono impossibilitato sia nell'uscire che nell'entrare. Noi siamo come se fossimo blindati, che non possiamo uscire né dalla casa né per andare al lavoro. Non mi serve neanche un cartello per dire ci sono, c'è la zona Z. Molti di loro hanno avuto multe senza sapere neanche perché. Buongiorno, che ZTL, lei come passa? Non lo so, non si passa più di qua. Sono passato a prendere... La multa le fanno! Noi che abitiamo qua, per andare a piazza Carlo III, dobbiamo arrivare prima alla stazione centrale. Capito? Il disagio peggiore pare lo abbiano le ambulanze che in uscita dal Pellegrini devono seguire un percorso obbligato. Noi che abitiamo qui in Pignasecca, che c'è l'ospedale dei Pellegrini, che è l'unico pronto soccorso rimasto in Campania. L'ambulanza deve fare un giro enorme, a volte si blocca anche per il traffico che si accumula dove hanno messo le telecamere. Sai quante persone vedo, non dico morire, non voglio esagerare, però vedo disperarsi. Perché a piedi sono impossibilitata ad arrivare. Dammi due numeri da giocare sulla ruota di Napoli per la ZTL. 7 e 48. Per quale motivo? Perché 7 è il mio preferito e 48 sono le mazzate. Ah no, scusami, 38. 38, sì, sono le mazzate. 38 e 7. Ma è 5.2 euro. Vado a giocare 7 e 38 sulla ruota di Napoli. Quando? 7 e 38. 7 e 38. 38? Io sono ne tengo. Sono mazzate. Allora, commercialmente noi già stavamo un po' complicati. Con la nuova ZTL, perché è scattata oggi anche per quanto riguarda i verbali, ci ha proprio rovinato. Questa città sta diventando un deserto. Le persone non riescono ad arrivare in centro. Va bene tutto, ma bisogna creare anche parcheggi per chi vuole venire al centro. Perché purtroppo chi viene al centro trova difficoltà poi a fermarsi. Impossibilitate a muoversi autonomamente in auto e i servizi pubblici che non ci aiutano non arrivano in centro e noi non lavoriamo. Semplice. E quindi è patria per, diciamo così, per le persone che devono rubare, devono fare un borseggio, se andavi via macchina, perché non ci sta più sicurezza nella strada. È impossibile caricare, scaricare, attuare le normali operazioni commerciali. Qua è contraddittorio il fatto, se c'è un autocarro puoi caricare e scaricare, però negli orari che dicono loro. Però se poi sei residente è soltanto l'autocarro che va e viene, non puoi entrare nelle, perché non puoi avere un doppio permesso, non puoi avere per l'autocarro e poi per il residente. Quindi comunque siamo un po' in contraddizione su questa situazione. E a chi dare la colpa? Non si sa. Prendiamo le chiavi e le diamo al sindaco, a fine mese ci dà lo stipendio. Ci ha rovinato, questo sindaco ci ha rovinati. Bene, vai, vai. Da Spantos e McDonald's. La ZTL so bene che esiste in tutti i paesi europei, solo che a Napoli bisognerebbe prima adeguarsi alla ZTL, creare parcheggi, creare garage, aumentare le corse dei pullman, aumentare le corse delle funicolari e delle metropolitane, allora la ZTL è una grande cosa. È un'ottima soluzione, forse organizzata male.